Oggi il mio sentimento è quello di gratitudine verso tutti i fratelli, verso il Signore, ma soprattutto verso la Chiesa che ci ha dato la possibilità 40 anni fa, dopo il Concilio, di uno strumento nuovo adatto ai tempi per poter cercare di incarnare il Vangelo da laici con un rinnovato entusiasmo, con la voglia di mettersi al servizio della Chiesa e dell'uomo. E quindi questa giornata è un momento di festa per noi, per ritrovare l'essenzialità delle nostre scelte, la voglia di vivere veramente il Vangelo e seguire il Signore al modo di Francesco. Lei alla Fraternità dell'Ossi d'Italia ha un grande ruolo, non solo perché diciamo, tutto ha cominciato in Italia, ma perché quello che l'Ossi d'Italia fa influisce anche le altre fraternità, nel senso possiamo vedere come si svolge la formazione in Italia. Cerchiamo di condividere i materiali e i metodi che si usano nelle diverse fraternità e qui Italia è un buon esempio. Anche ci ha fatto, diciamo, esempio delle sfide che ha incontrato e come ha superato alcune cose. Quindi tutto questo fa parte della crescita dell'OFS. Non solo per l'OFS in Italia, ma anche l'OFS in tutto il mondo, perché incontriamo diciamo, simili sfide e quindi possiamo condividere come risolvere queste sfide e come crescere per essere migliori, diciamo, francescani secolari e cristiani. 40 anni fa la Chiesa ci ha regalato un bellissimo documento illuminato, un programma di vita. A distanza di 40 anni il rischio è quello che la regola dell'ordine francescano secolare rimanga un documento da studiare. La giornata di oggi è stata pensata come giornata di riflessione perché davvero questo documento possa farsi carne nella vita di ciascuno di noi attraverso un testimone sostanzialmente che non è francescano secolare, ma che ci dà l'opportunità di capire che intorno a noi ci sono delle persone, ci sono delle distanze in cui siamo chiamati a stare, non con degli slogan come fraternità o regola o anche la semplice sigla OFS, ma realmente facendoci fratelli a chi è davvero intorno a noi nelle strade, negli ospedali, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Per cui la giornata di oggi richiama il senso di concretezza della nostra regola, ci accompagni davvero in queste strade di santità a cui ci richiama attraverso la conversione quotidiana. In questa giornata abbiamo cercato di non autocelebrare la regola né l'ordine francescano, ma di ascoltare parole nuove e parole già sentite, però vissute in maniera nuova, proprio per darci un nuovo respiro e credo che questa sia la cosa, diciamo, che ci può far gioire di essere francescani oggi. La celebrazione del quarantennale della regola di Paolo VI è il ricordo di un frammento, di un tassello importante che sta dentro una storia molto più grande, che è la storia del Concilio Vaticano II, qualcosa di cui forse ancora non abbiamo compreso fino in fondo l'importanza. Un tempo in cui la Chiesa incominciò, siamo alla metà degli anni 60, un percorso di trasformazione che in realtà è un ritorno alle radici, alla scoperta che ciò che costituisce la Chiesa è l'unica vocazione battesimale che accomuna tutti. Dentro questo grande fiume c'è un passaggio, una parte che riguarda direttamente l'OFS, cioè già dagli anni 50 si cominciava a immaginare che fosse necessario adeguare la legislazione, quindi la regola, le costituzioni, ai tempi che cambiavano, quindi ancora prima della stagione conciliare, ma poi la stagione del Concilio dette una spinta decisiva, gli anni tra il 62 e il 66. Si cominciò un percorso complesso, difficile, molto faticoso,
fino a quando, a metà degli anni 70, una figura importante di cui oggi abbiamo ricordato il 25esimo della nascita al cielo, Manuela Mattioli, prima ministra generale dell'OFS, prese per mano questo percorso complesso che si era, stava rischiando di trasformarsi in una disputa tra giuristi. Lo prese per mano e lo portò là dove doveva arrivare, cioè a scrivere una nuova regola che è una regola di ispirazione, una regola meno testo giuridico e più testo spirituale, che è la regola che poi nel 78 Paolo VI donò ai francescani secolari di tutto il mondo. E lì dentro c'è una lotta continua, che è quella che combattono tutti i giorni i genitori, ancora prima dei bambini secondo me, con un nemico invisibile dall'altra parte, che è la malattia, che è il male. La mattina, la vita incarnata che sa sperare anche nel dolore, accogliere anche nel dolore e servire nella gioia, quindi recuperare l'aspetto della gioia. L'idea era quella di restituire i tre temi di questa giornata, e quindi la malattia, la comunione della diversità, e la stola, il grembiule, e quindi le varie forme del servire, di concentrare tutto in un unico luogo che io ho avuto la fortuna di conoscere, che è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù qui a Roma. Quindi attraverso, io ho dedicato a Bambino Gesù due libri, uno di poesia nel 2000 e un romanzo edito da Mondadori lo scorso febbraio, attraverso la parola poetica e la narrativa restituire questi tre temi nella mia esperienza al Bambino Gesù. Per toccare con mano i grandi temi dell'esistenza non dobbiamo per forza volgere lo sguardo ai conflitti che stanno in giro per il mondo, a posti che non possiamo raggiungere. Da dove ci troviamo adesso il Bambino Gesù dista 2000 passi, perché in linea d'aria sono meno di 2 chilometri, eppure lì dentro è possibile rintracciare tutto quello che serve per avviare una serie di interrogativi profondi, sinceri sull'esistenza. La speranza è aver messo il tarlo dell'interrogativo e la, soprattutto, e lo dico con grandissima speranza, la voglia veramente di sperimentare la vita dentro uno di questi luoghi di dolore. E quindi, se non sono romani, in altri ospedali pediatrici, però ecco, che tornino a casa con la voglia di sperimentarsi un po' di più. Il pomeriggio è l'esperienza di un uomo che nella propria carne ha vissuto il dono, quindi ha incarnato il grembiule, no, che nel crocifisso di San Damiano, che tanto amiamo, il grembiule è il simbolo del donare la vita, che alla fin fine è quello che ci viene chiesto tutti i giorni da francescani. A 40 anni dalla nuova regola dell'OFS, voluta dal santo Paolo VI, Serafigus Patriarca, era ben giusto ricordare 25 anni dalla morte di Tonino Bello, servo di Dio, terziario francescano, appunto perché ha testimoniato meglio degli altri chi sono i francescani secolari, perché Tonino lo diventò a motivo di Papa Giovanni XXIII, che era anch'egli terziario francescano. Ed era ben giusto ricordarlo in questo contesto, perché tutti parlano di Tonino Bello e tutti lo citano di qua e di là, ma nessuno sottolinea Tonino Bello francescano, perché è un fatto della storia documentato da me, perché insieme io ho preso l'abito di San Francesco nel 62, Tonino Bello è diventato terziario francescano. E quindi ha onorato questa appartenenza, non per modo di dire, ma per il suo stile di vita e i contenuti della sua predicazione. Perché Tonino, ho scritto in un altro intervento, è stato francescano senza sandali e senza corda. Lo era nel cuore. Adesso tutti i vescovi citano Tonino Bello, vogliono copiare lui, ma lui è stato in un modo singolare francescano, appunto perché ha testimoniato questa appartenenza con una realtà di vita, soprattutto con la sofferenza, con la malattia, perché anche in quella situazione, dovuta forse anche a incomprensioni e a malintesi, anche in quell'occasione Tonino ha manifestato l'essere francescano,
portando con perfetta letizia la croce del dolore e consolando tutti coloro che andavano a consolarlo. Questa è una lezione francescana unica che noi dobbiamo nobilitare oggi. Ho pensato di indirizzare una lettera di San Francesco a Don Tonino, come la scrisse San Francesco a Sant'Antonio di Padova, appunto perché si tratta di trovare i paralleli della predicazione, della sofferenza e soprattutto della testimonianza di pace in mezzo alla guerra, come è capitato a Sarajevo nel 1992. A frate Antonio, mio vescovo, il Signore ti dia pace. Nel tuo magistero episcopale non hai estinto lo spirito di orazione e devozione al quale tutte le cose devono servire. Anzi, ci hai insegnato ad essere contemplativi, coniugando insieme il Tabor della contemplazione con le valli del pianto e con attenzione agli ultimi della storia. Del conflitto in Bosnia Erzegovina anni 90, quasi fosse una novella crociata, non ti sei schierato con l'uno dei potenti, ma con 500 costruttori di pace sei entrato a Sarajevo di notte con torce accese per cantare la convivialità delle differenze tra croati, serbi e bosniaci. Qui ci va l'applauso, qui ci va. E il sorriso brilli sempre sul vostro volto e il pianto che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime, di amarezza e di dolore, ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. Il sole entri a brillare prepotentemente nella vostra casa, a portare tanta luce, tanta speranza e tanto calore. La questa giornata mi pare che è stato molto bello, hanno parlato di Don Tonino, che è una bella figura almeno. Io non l'ho mai sentito dire quando ero in India, però dopo che sono stato in Italia ho sentito molto dire di lui. Allora mi pare che è stato molto bello parlare di lui. Più di tutto mi piace vedere la gente che cantano insieme, il frate che ha così tanto aiutato a cantare bene. Mi pare che il francescanesimo vive in questa semplicità di canti, di parlare, di sorrisi. E anche questa giornata l'OFS è presente sui social, in particolare su Facebook. Infatti stiamo seguendo la giornata attraverso dirette Facebook che consentiranno anche a chi è da casa e non è potuto venire purtroppo di essere comunque presente e partecipare. E Facebook resta il canale principale, abbiamo poi anche Twitter e il sito che è il principale riferimento, insomma, per tutte le comunicazioni. L'evento Facebook è stato anche molto molto condiviso, ha raggiunto più di 30.000 persone, per cui siamo molto contenti di poter usare questi strumenti di condivisione per condividere la nostra gioia e la bellezza della nostra regola. Noi abbiamo proposto all'Ordine Francescano Secolare d'Italia di provare ad abitare le distanze, non stando quindi distanti da chi è diverso da noi, ma provando a colmare quei luoghi, quegli spazi e quei tempi, che facendo sì che la diversità diventi l'opportunità di farci fratelli. Ecco, quindi che il programma dell'Ordine Francescano Secolare non diventa quindi una serie di cose da fare, ma diventa il fatto stesso di stare e sentirci fratelli con chi anche non condivide il nostro stesso ideale. Io vorrei ricordare tutti coloro che hanno vissuto questi 40 anni della regola, che hanno trasmesso a noi questo tesoro,
In particolare mi riferisco a Manuela Mattioli, Emanuela De Nunzio, Incarnita e adesso il ministro generale attuale Tibor Kause, ma anche i frati. E siccome io provengo da una fraternità che era obbedienza cappuccina ai tempi, ho conosciuto molti frati cappuccini, padre Luigi Monaco, padre Umberto Patrini, che per me sono stati dei testimoni e dei maestri veramente eccezionali. Ma non voglio dimenticare anche i frati delle altre obbedienze che insieme hanno costruito quello che oggi è l'Ofst Italia e nel mondo hanno contribuito a questa nostra presenza in più di 112 nazioni del mondo. Manuela Mattioli ho avuto la fortuna di conoscerla, ero da poco ministro regionale della Lombardia e a un'assemblea interobbedienziale era presente anche lei e ero stato incaricato di intervistarla. E mi ricordo ancora le sue parole, perché una delle domande era: chi sono per te i francescani secolari oggi? E lei mi diceva: i francescani secolari sono come l'aria, non si vedono, ma se ti manca l'aria manca la vita. Ecco, io penso che la nostra missione nella Chiesa di oggi sia ancora questa, che riprende quella di Francesco di ricostruire la Chiesa, ma di farlo in questo modo delicato, nascosto e però essenziale. Essere qui oggi ha valore per più motivi. Intanto in ciò che siamo abituati a vivere come francescani, soprattutto per la condivisione reciproca, per questa relazione fraterna che ci contraddistingue, ma è anche linfa vitale per la nostra vita e anche strumento da condividere, da esportare all'esterno. E questo un po' ricollega anche al senso, secondo me, della celebrazione di questo 40° anniversario della regola. È un momento di ringraziamento, senza dubbio, per ciò che ci è stato donato, per ciò che per ognuno di noi ha significato abbracciare questa vocazione, rispondere alla chiamata del Signore. È anche un momento di misericordia per riflettere sul dono della misericordia ricevuto dal Signore personalmente e anche sulla modalità che ci deve contraddistinguere, cioè saper leggere la nostra storia con un atteggiamento di misericordia e poi però anche un tempo per guardare con coscienza critica, con capacità critica il nostro percorso, il nostro oggi, per guardare in maniera propositiva per il futuro. Intendo dire che tutto quello che stiamo vivendo, leggendolo nel contesto più ampio della nostra società, deve portarci a comprendere che c'è bisogno di avvicinare sempre di più l'uomo, ogni uomo che è immerso nella vita quotidiana di ogni giorno, ha necessità di essere raggiunto dall'amicizia di Gesù, ha bisogno di qualcuno al suo fianco che gli testimoni la bellezza di vivere questa amicizia. Oggi che non ho impegni istituzionali nell'Ofs, che non ho incarichi di responsabilità particolari, mi rendo conto, vivendo la quotidianità in maniera più intensa rispetto a qualche anno fa, che c'è un po' troppa distanza tra il mondo ecclesiale, tra le associazioni, i movimenti, gli ordini e il quotidiano di ogni uomo. Ecco, ci sarebbe bisogno di demolire alcune barriere, alcuni steccati e uscire veramente in mezzo alla gente, inserirsi davvero nelle pieghe della società, non soltanto come modo di dire, non soltanto ripetendo ciò che la regola ci scrive, ma essendo memoria vivente di quella regola. Questa mattina, per raggiungere questo bellissimo luogo, ho perso addirittura la strada, ma l'ho ritrovata sapendo che avrei sicuramente incontrato qualcuno, ma invece di incontrare qualcuno ho cominciato a sentire nell'aria un profumo di fraternità.
quel profumo che oggi è tanto importante divulgare e far, in un certo senso, portare per le strade. E questo oggi l'ho risentito, c'è tanta voglia di portare per le strade questa fragranza quasi di pane tagliato fresco, appena infornato, ma una fragranza di fraternità che possa davvero parlare nuovamente di bene comune, di parlare di gioia per gli altri, di parlare di affetto, di attenzione, di carità, ma di sapersi anche tanto spogliare davanti agli altri per rendersi dono, per donarsi agli altri. Noi siamo un regalo. Ho vissuto questa giornata con davvero un po' anche di emozione, perché ho fatto parte del Consiglio nazionale, ho incontrato tantissimi amici, tantissime persone che ho conosciuto durante la mia esperienza, e posso davvero garantirvi che la vita di fraternità è famiglia, la vita di fraternità è amore, e la vita di fraternità è sorridere quando ci si guarda con gli occhi e far sorridere gli occhi e il cuore. Oggi il richiamo della lettura del Vangelo è quello di tornare all'essenziale, di fidarci del Signore e di seguirlo. E ci ha donato anche dei fratelli che ci richiamano, perché non è facile passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. E allora insieme, con qualcuno che ci aiuta, riusciamo di più a fare questo cammino insieme. È veramente... Tutti hanno bisogno della testimonianza dell'amore di Dio, anche chi non lo sa, e quindi dobbiamo veramente portare Cristo all'uomo, a tutti quanti, con anche un po' di voglia e di entusiasmo.